Scontro in consiglio fra la sindaca Cecilia Francese ed il consigliere comunale Alfonso Baldi, che nella seduta di ieri ha comunicato il suo passaggio all'opposizione insieme alla collega Rossella Speranza. Pietra dello scandalo, il regolamento del consiglio dei ragazzi, criticato duramente da Baldi. Allora, anche perché, come tu sai, il consiglio dei ragazzi è una cosa che noi troviamo anche nel nostro DUP e come tante attività che riguardano attività con il coinvolgimento dei bambini. Tu hai fatto quella mozione, ma è anche un obiettivo di questa amministrazione, quindi anche, potrei dire, ma non solo. Ebbene, a questo punto devo ufficializzare un passaggio dall'altro lato di questo emiciclo. A me si associa la collega Speranza, che stasera purtroppo non ha possibilità di parlare, la voce che è caduta. Sono emozionato e amareggiato allo stesso tempo. Ma che stiamo facendo? Ma invece di chiudervi nelle stanze e decidere solo per i cacchi vostri, confrontatevi! Abbiate l'umiltà! Consigliere Baldi, per cortesia. E quali sono i termini? Quali sono i termini? Quali sono i termini? Quali sono i termini? Dove stanno i termini sbagliati? Dove sono 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 i termini sbagliati? La sindaca, durante la seduta, è anche tornata sulla questione Treofan, in vista del tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico programmato per il 21 dicembre. Quando si tratta di multinazionale, è diverso da quando gestisce un gruppo che è del territorio o meno, ma che è un gruppo che è radicato e che ha tutta l'intenzione di allargarsi, come poteva pensarsi di questa società, perché questa è una società che è un fiore all'occhiello, sono 65 operai, 65 persone tra operai e ufficio che lavorano, è una società che chiude in attivo, è una società che la portiamo come esempio di società fiorente, operativa, e quindi non si capisce come mai, o meglio, si possono immaginare questi giochi di finanza strani per cui si svende ad una società indiana che fino ad ora non era stata mai presa in considerazione. Insomma, c'è qualcosa che puzza in questo atto, ed ecco, questo è l'invito che noi abbiamo fatto non solo nella delibera, insomma, come richiesta di tavolo, ma questa delibera è stata inviata a tutti, ma a tutti i deputati parlamentari eletti sul nostro territorio. Dal parlamentare di Forza Italia a Federico Conte, che anche lui ha fatto un'azione, oltre Marta, come si chiama? Marzia Ferraioli, vogliamo sempre Marta Ferraioli, Marzia Ferraioli, che hanno fatto sentire la loro presenza, e non solo qui, ovviamente agli amici 5 Stelle, perché stanno al governo e sicuramente, voglio dire, chi più di loro. Ma a volte, sa, anche le opposizioni sono importanti, perché spesso dai retta più all'opposizione che alla persona, alla presenza, insomma, avere qualcuno nel governo.